Andrea, proprio una settimana fa, noi, unici nel panorama culturale e informativo italiano, abbiamo denunciato che lor signori, cioè i proprietari dell'Alitalia, bravissimo, stavano assumendo al posto di piloti ultra provetti italiani. Parlo di piloti ultra provetti perché? Perché in Italia c'è una scuola di pilotaggio aereo che risale ai tempi di Baracca, che è stata formata e continua a formare piloti di altissimo livello, chiaro, i quali prima si fanno le ossa, molto spesso, anzi diciamo, si fanno le ossa nell'aeronautica militare e poi vanno a finire a pilotare tanti aerei di linea come l'Alitalia e quant'altro. Tu, esattamente una decina di giorni fa, denunciasti che l'Alitalia, per risparmiare dei soldi, poi vedremo quanto li avrà risparmiati, appunto, con quello che è successo, esatto, ma questo è dovuto al liberismo, per cui i padroni ritengono di poter fare quello che vogliono, in realtà non possono fare niente, perché poi, diciamola bene, la vanno a pagare, per fortuna, continueranno a pagarla fino a che si ritornerà a una concezione politica di rispetto del cittadino. Purtroppo è il cittadino poi che comunque ne subisce le conseguenze. Esattamente. Come quello che è successo ieri. Esattamente. Adesso ne parliamo. Poi vedrai che ne subiranno anche loro, perché non credo che saranno in tanti quelli che continuano a prendere questi aerei. È il solito discorso, Giorgio. Qui siamo sempre davanti a un modello che ormai è in funzione da un ventennio. Privatizzazione dei capitali e socializzazione delle spese e di tutti i tipi le spese, chiaramente, sia in termini appunto di soldini che diceva di un grande pensatore citato in un dizionario di battute del grande Pitigrilli che ho qui con me in questo momento, poi leggeremo qualche altra battuta. Okay. Questo pensatore diceva: preferisco i criminali ai cretini, perché i criminali ogni tanto si stancano e si riposano. Il cretino non c'ha chance. Soprattutto quando sono pieni di soldi e non sanno che farsene, vanno avanti con lo scopo di guadagnare, disprezzando completamente tutti gli altri esseri umani. E allora entriamo nel merito a quanto è accaduto qualche giorno fa a un aereo. Adesso fammi vedere il documento. Allora, sì, di cui guarda, tu con sei tanto in possesso. Allora, innanzitutto salutiamo gli amici e le amiche che ci seguono ed è per loro, difatti, che noi ci incontriamo e cerchiamo appunto di analizzare e di fiutare nell'aria quali sono i problemi. E guarda caso, come dicevi tu, pochi giorni fa abbiamo registrato l'intervista in cui appunto avevo portato all'attenzione di tutti e di tutte l'uso ormai di Alitalia di assumere personale straniero per effettuare le proprie tratte. Oh, attendiamoci, non è che noi stiamo dicendo che questo personale straniero sia composto da emeriti imbecilli. Noi stiamo semplicemente dicendo che la scuola italica, soprattutto nel campo dell'aviazione, ha una tradizione di oltre un secolo che altri non hanno, semplicemente per questo. Ma il punto è questo, ma anche se vogliamo andare a vedere, a scavare, diciamo, dal punto di vista delle possibilità, Alitalia può certamente da statuto prendere e affittare, subappaltare le proprie linee, per carità, purché lo faccia cercando quantomeno di conservare la qualità appunto che deriva dalla preparazione dei piloti, che sappiamo quella italiana. Ma in ogni caso, è eccezionale. In ogni caso, e prima di leggere questo documento che è indicativo di come questa grande intelligenza si sia diffusa anche all'interno degli ambienti che devono fare comunicati stampa, ripetiamo che il problema qui riguarda degli aspetti che il liberismo non tiene in considerazione, ovvero sia, mentre in alcune cose, come ad esempio la privatizzazione dell'acqua, le privatizzazioni dei beni comuni tipo sistema elettrico e quant'altro, non comportano delle scelte che dovrà fare l'utente, perché l'utente è costretto
a pagare, anche se il servizio è banale, dichiamolo banale invece di dire criminale. Nel caso dell'Alitalia il discorso è diverso, perché lì l'utente non compra più i biglietti dell'Alitalia e quindi i loro signori pagheranno le conseguenze. Ma purtroppo il mercato poi funziona esattamente in questa maniera. Esattamente, quello è uno dei pochi casi in cui il mercato vendica il cliente. Sì, ma qui ci sarebbe poi magari da aprire un discorso molto più ampio. Vabbè, stavolta magari saltiamolo, faremo una prossima volta. E veniamo al comunicato stampa. Ecco qui, qual è il comunicato stampa? Che tu... ci leggerai molto volentieri. Allora, leggi. Come vediamo, questo è il comunicato stampa numero 1 di febbraio 2013 e in buona sostanza che cosa si riporta? Si dice che a causa del forte vento, sì, che guarda caso, allora, nella scorsa quando c'è un forte vento nessun aereo può salire in cielo. Sì, ma chiaro. Ma, allora, no, io vado, faccio col dito, no? Bagno, sì, il dito e sento se sì, c'è vento, me ne ritorno a casa. Sì. Ma attenzione, perché l'altra volta noi avevamo proprio detto, le condizioni ovviamente in cui opera il pilota, il comandante, il primo ufficiale e tutti gli altri, sono condizioni che ovviamente non si possono ritrovare sulla terra. Qui pure se dovesse piovere, oggi comunque sempre noi ci incontriamo quando ci sono belle giornate, ma dovesse piovere, tirare vento, in macchina non è un problema, ma a bordo di un aereo lo potrebbe diventare. Ed è proprio qui che sta la fiducia che uno deve avere nel momento dell'imbarco, che vede il tempo brutto, il vento, dice vabbè, però so che all'interno c'è un comandante formatissimo che ha un'esperienza di migliaia di ore alle spalle e quindi mi fido. No, attenzione, perché invece in questo caso l'aeromobile ATR-42 della Carpat Air, ovviamente Monti Carpazi in questo caso, che operava sul volo AZ-1670 nella tratta Pisa-Roma, per conto di Alitalia. Vabbè, qui poi dopo entriamo in una fase, non vorrei fare il maestrino, comunque qui c'è scritto che nelle ultime fasi di avvicinamento sull'aeroporto di Roma Fiumicino ha incontrato difficoltà nell'atterraggio che hanno provocato un'uscita di pista. Vabbè, sorvoliamo proprio no, il caso. No, non sorvolare, questo è il punto essenziale. Questo è un comunicato stampa ufficiale, sì. Ed è inammissibile una formula di questo tipo, perché sembrerebbe quasi che le difficoltà abbiano creato una sorta di uscita di sicurezza. Non ho capito, l'aeromobile fuoriesce dalla pista. Comunque, a bordo dell'aereo decollato alle ore 19.15 da Pisa erano presenti 46 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Tutti sono stati fatti evacuare, come sappiamo, c'è chi poverino ha riportato frattura del femore, chi della spina dorsale, purtroppo come andrà a finire. E vedremo. E qui appunto si conclude che l'Italia ha attivato per i parenti e i passeggeri una serie di numeri dedicati e via discorrendo, e qui si conclude questo documento. Che brava l'Italia! Bravissima. Allora, innanzitutto, problema che portavamo alla luce l'altra volta. È economico o non è economico? Sicuramente se la dirigenza, e lo ricordo sempre, se il proprietario che è Colaninno e tutta la cordata di imprenditori buoni questi hanno deciso di affittare, di subappaltare a questa Carpat Air con piloti rumeni, ovviamente li avrà retribuiti in maniera inferiore rispetto a quelli italiani, che prontamente sono stati mandati in cassa integrazione. Però quando ti fuoriesce un aereo, mandare in cassa integrazione, mettere a carico del popolo italiano, beh, questo è fuori di dubbio, perché la cassa integrazione significa che io non ti faccio lavorare, quindi ti umilio sotto il profilo psicologico, ti lascio a casa, e purtroppo questo non riguarda soltanto i piloti italiani, ma riguarda una vasta categoria di lavoratori e di lavoratrici che si trovano a casa a percepire uno stipendio che chiaramente è retribuito, penso, in misura dell'80-90%, anche meno. Difatti stavo arrivando, ci sono anche purtroppo realtà in cui si arriva anche al 50% e non ti fanno fare niente, quindi ti tengono lì a decantare da una parte, dopo un pochino ti tagliano pure quello, se ti sei trovato un lavoro bene, altrimenti arrivederci, grazie, metterei, come dice Tremonti, i sassi al posto del pane sulla tavola. Posto questo, che si trovi nei sassi, beh, tra un po' ci mangeremo pure quelli e faremo la fine degli l'hanno stuzzi. Già fatto, l'hanno già ma fatto. Quello che è importante sottolineare è che questi documenti, ovviamente che non abbiamo redatto noi, purtroppo sono usciti proprio, ecco, inquadralo bene,
che cosa stanno a significare? Stanno a significare che c'è adesso una un percorso fatto di come possiamo dire, risarcimenti, serie di divertenze che verranno fatte nei confronti dell'Italia e via discorrendo. Saranno divertenze che andranno avanti per molto tempo. Per molto tempo, perché ovviamente... Ricordiamo quello che è successo all'Italia. È piuttosto interessante questo discorso. Finalmente si sono decisi a dire che l'aereo dell'Italia è stato colpito Da un missile partito da un aereo presumibilmente francese che voleva colpire l'aereo dove c'era Gheddafi. Allora, permettimi Giorgio, hai fatto un ottimo esempio, perché tralasciando adesso la questione politica, come vogliamo dire, anche da un certo punto di vista esoterica, cioè riservata a pochi, tutta questa serie di informazioni che non sono mai uscite, via discorrendo, le morti sospette, che ce ne sono state fin troppe, il punto fondamentale qual è? Che lo Stato italiano ha impiegato praticamente più di 30 anni, 31 anni perché se non ricordo, 33 anni adesso, perché stiamo nel 2003, dall'80 al giugno dell'80, per dirci come erano andati i fatti, cose che io a casa mia già le sentivo dire dal primo di luglio, dal giorno dopo. E noi lo sappiamo, io l'ho saputo per via indiretta, certo, la stessa sera. Chiaro, quindi qual è il punto? Sera. Che ovviamente all'Italia oggi non ci verrà a dire, all'Italia, attenzione, CAI, questo gruppo, non ci verranno certo a dire abbiamo sbagliato a dare in affidamento le nostre tratte sulla Pisa e sulla Bologna e via discorrendo, li toglieranno soltanto di mezzo e comunque sia la faccenda sarà molto più grave, perché se impatta un taxi e fa un tamponamento a catena non succede niente, il tassista o la tassista si fanno rimettere a posto la macchina e il giorno seguente ripartono, ma quando cade un aereo, e questa la storia ne è piena, andiamo a vedere la LADI, andiamo a vedere tutte quante le compagnie che hanno comunque accompagnato nel tempo l'esperienza aeronautica italiana, si aprono dopo finestre molto cupe, perché la gente, soprattutto oggi, quando come abbiamo detto prima tramite appunto la regulation, ha una vasta gamma, ha una vasta scelta di fronte a sé. Certamente. L'Italia non la prende più. Mi ricordi quando è cascato l'aereo dell'Air France, quello che tornava dalla Brasile? Sì. Chiaramente l'Air France ha pagato un prezzo salatissimo sulla rotta del Sud America. Certamente. E che forse adesso la gente ha cominciato a dimenticare. Esattamente. Tuttavia, questo è una cosa grave e peserà molto di più. Quindi se l'Italia si fosse tenuta ai suoi piloti... Sull'intera nazionale. Sull'intera collettività nazionale che è costretta a pagare le scelte di questi delinquenti. Ma vedi qual è il punto, Giorgio? È proprio questo, che noi non è che vogliamo metterci qui in mostra e come si dice, sprecare fiato, gettare le parole al vento. Noi facciamo un discorso che è un discorso politico, che implica una scelta politica di fondo. Qualora noi arrivassimo in qualche modo ad avere in mano le leve del potere, cambieremmo completamente tutta la situazione, tutta lì la differenza, capito? Mi farebbe molto piacere poter approfondire quest'ultimo concetto, poiché la necessità, come possiamo dire, prima di oggi, di noi italiani, ma di noi europei in generale e di tutti quei paesi che sono scatolati dentro questo nuovo concetto che è il frutto della globalizzazione. Dobbiamo capire qual è la nostra funzione di esseri viventi, che non è soltanto quella di lavorare, spendere i soldi che guadagniamo. Per dare a loro signori. Esatto, cioè, noi abbiamo qua dentro, ci galleggia, della materia grigia che ci dovrebbe trasmettere degli impulsi che vanno un pochino al di là del voglio il telefono, o voglio le scarpe col tacco a spillo, o voglio fare le vacanze. Qua dentro c'è la risposta a tutto. E quindi se lo si sfrutta si potrebbe appunto arrivare a dire con anticipo che queste cose non devono succedere. Certo. Invece questo c'è tutto il punto un giro di delinquenti che poi si avvalgono anche delle falsificazioni dei messaggi che loro mettono in circolazione. Ma è chiaramente, perché quale giornale, Giorgio, quale giornale, quale testata giornalistica ha dato spazio a quello che abbiamo dato noi? Qualora l'odesse, diremmo che in Italia esista un barlume di libertà, cosa che non esiste. E io voglio concludere quel nostro discorso con una frase molto bella che è scritta qui: aver pietà della pantera equivale essere ingiusti verso le pecore.
con tutto, con tutto quello che comporta anche il nostro disprezzo nei confronti delle pecore. Cioè, e qui dobbiamo chiarirlo, io personalmente non voglio essere ingiusto contro le pecore, ma se la pecora si comporta come tale, ha quello che si merita. Punto e basta. Okay? Arrivederci e grazie.